finito di lavorare? No, non ancora, però mi stavo annoiando troppo. Tu sì che sei un gran lavoratore. Ah ah ah, sei proprio simpatica. Qui di notte in hotel non c'è molto da fare, non passa mai nessuno. A parte qualche russo ubriaco e ogni tanto anche nudo. Deve essere proprio un bello spettacolo. Sì, guarda, bellissimo. Non immagini nemmeno. Beh, ascolta. Ma cosa fai ancora sveglia? No, non avevo sonno, quindi mi sono messa a fare un po' di zapping. Non sto facendo proprio nulla in televisione. Beh, potresti fare il gioco del televisore. Il gioco del televisore? Non ne hai mai sentito parlare. Da piccolo lo facevo spesso quando non avevo sonno. Peccato però che non succedesse mai nulla. E come si giocherebbe? Allora, è molto semplice. Devi lasciare accesa solo la TV, quindi devi spegnere tutte le luci di casa tua. Massimo accendi una candela, giusto per fare atmosfera. E poi devi aspettare le 3 di notte. Ci sarà qualcosa di noioso in TV, quindi cerca di rimanere sveglia. Devi avere pazienza, perché se sei riuscita a fare tutto bene nei tempi prestabiliti, il gioco comincia. E cosa dovrebbe succedere? Si apriranno le porte dell'inferno. Sì, certo. Muoio di paura, guarda. Ehi, è arrivato qualcuno, devo staccare. Ci sentiamo dopo il gioco. Sempre se sei ancora viva.
Ha 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 ha.